Care amiche ed amici, intanto che prendo la mano con questo cellulare, di cui ho parlato nei video precedenti, beh, stavo lì che pensavo. Stavo leggendo Rainish, ma ho detto, colgo l'occasione per pensare in video. E quindi, bando alle ciance, vediamo di fare un taglio perché quelli di YouTube ci tengono. Mi dicono sempre: devi fare dei tagli, se no, dacci un taglio. Quindi, allora, iniziamo con il tema del giorno che ci ho pensato, anche perché ieri ho letto qualcosa in internet e il tema di giorno sarà 3, 2, 1. No, per fare lo stacco devo schiacciare qua. E questa storia degli stacchi non lo posso fare con questo cellulare. Dovrei fare dei tagli anche. Ma il tema del giorno è le possibili dimissioni di Papa Francesco. Perché sarebbe una seconda novità dopo le dimissioni di Papa Ratzinger che si dimetta anche Papa Francesco. Sarebbero già una consuetudine delle dimissioni in serie. Però vediamo con ordine. Papa Francesco, al secolo Giovanni Bergoglio, ha intrapreso una sua personale crociata, come altri papi in precedenza, per riuscire a smascherare le malefatte, i misfatti e i torti che stanno perpetuando quelli della curia romana, che con la loro arretratezza vogliono mantenere retrogrado il Vaticano in un mondo di totali cambiamenti, loro vogliono mantenere una mentalità in pratica vetusta, non permettendo alla Chiesa di rinnovarsi e fossilizzandosi. E soprattutto la sua personale lotta contro la corruzione morale ed economica, la pedofilia, i denari che si rubano quelli della curia romana, ha fatto sì che si è inimicato molti prelati, di braccio, e molta gente della curia. Quindi alla fine non sarà difficile vedere che ne chiederanno le dimissioni. L'impeachment, il conflitto di interessi. Ricordiamoci che quando ha voluto indagare sullo IOR e indagare e possibilmente far arrestare Marcinkus Pacelli, che è stato il Papa Paolo Giovanni Paolo I, è stato ammazzato con una punturina nel cuore. Poi dicevano che naturalmente lui stava male, era cagionevole di salute, ma tutti sanno che stava indagando la massoneria nel Vaticano, la faccenda della P2, l'influenza di tutte quelle persone innominabili che si sono più volte nominate nel Vaticano, che facevano sparire il denaro, che poi hanno ucciso Giovanni Paolo I, perché doveva venire Giovanni Paolo II. È venuto Wojtyla, il papa polacco, che è stato funzionale alla guerra fredda perché ha finanziato in chiave anticomunista Lech Wałęsa e il suo movimento Solidarność, e quindi ha mantenuto in carica Marcinkus. Non ha fatto pulizia nello IOR, ma anzi, al contrario, poi sono successe quelle cose con il Banco Ambrosiano, la P2, il crack del Banco Ambrosiano, denaro che è scomparso e non si sa poi dove sia riapparso, perché volevano finanziare Lech Wałęsa. Allora, per motivi geopolitici,
hanno ucciso un papa e ne hanno messo un altro. Questa è stata l'impressione che si è avuto nell'epoca. Beh, dopo Wojtyla, che è durato moltissimo in carica, non si è dimesso ed è stato uno strazio vederlo così ammalato ancora celebrare un giubileo, ma l'hanno sfruttato fino in fondo. È venuto Ratzinger, che si è chiamato Papa Benedetto XVI. Sembrava che era uno fra i più ortodossi, e infatti tutti i papi a loro modo sono ortodossi, ma è riuscito ad avviare delle riforme che gli sono giocati il posto. Non si sa perché non l'hanno ammazzato, perché ha voluto indagare lo IOR, la pedofilia, ma ha potuto fare ben poco. L'opposizione interna della curia è stata molto più forte di quello che lui paventava all'inizio. Però lo stile è cambiato. Già i papi non si uccidono più, non si fanno punture, non si avvelenano come in tutta la storia dei papi, ma si mandano in esilio. Poi si dice che dagli Stati Uniti era arrivato un ordine internazionale di cattura per Ratzinger. Quindi questa è la ragione, alcuni interpretano in internet e non solo, del fatto che lui si sia allontanato dal Vaticano verso la tenuta di Castel Gandolfo in elicottero per non passare sul suolo italiano con una vettura, e le autorità giudiziarie, visto che non era più papa, avrebbero potuto arrestarlo. Invece, volando direttamente in elicottero fino a Castelporziano, in pratica è andato da territorio Vaticano a territorio Vaticano, perché Castel Gandolfo è territorio di uno stato straniero del Vaticano. Quindi non si può arrestare una persona in Castel Gandolfo se sta dentro, italiano o pontificio che sia, perché sta ospite di uno stato straniero. L'edificio di Castel Gandolfo è suolo straniero. Quindi hanno fatto allontanare Ratzinger, è rimasto come papa in carica, non so, supplente, perché i papi non si ritirano, ma lui è rimasto in pensione. Infatti non si riesce a capire, quando i due papi si incontrano, che ruolo abbia Ratzinger, Papa Benedetto XVI? Se è in carica, se non è in carica, fanno messa insieme, chi la dirige, chi la presiede? Si vede poco o nulla. Eppure non stava tanto male come per doversi ritirare. Molti papi più vecchi di Ratzinger, più malati, hanno continuato a governare. Comunque, ecco, il secondo papa che è stato dimesso, il primo l'hanno liquidato, l'hanno fatto fuori. Il secondo, a distanza di più di 20 anni, Ratzinger, lo hanno fatto dimettere già con altre maniere, no? Senza liquidarlo. E adesso si rumoreggia che Bergoglio si vorrebbe ritirare. Lui lo ha smentito. Lo continuerà a smentire finché non si ritirerà. Allora lo faranno ritirare in qualche modo, come magari hanno obbligato a ritirarsi a Ratzinger perché non lo indaghino per gli scandali di pedofilia? O si ritirerà lui volontariamente perché gli viene a mancare il consenso interno nella curia? Perché non vi scordate che il Papa è il capo romano della curia. Per cui anche se c'è la curia incontro, lui è parte della curia. È chiaro, non può governare la curia se la curia ce l'ha incontro. Quindi, contro. In più, cardinali lo scontrano. Quindi, che sarà di lui? Che sarà della curia romana?
Lui è andato a governare il Vaticano dalla fine del mondo, dalla periferia dell'Impero Cattolico, che sta in sfacelo, in descomposizione, perché sempre più terreno lo conquistano gli evangelisti, i mormoni, i testimoni di Geova, i pentecostali, che ci sono tanti culti evangelici in giro per il mondo che hanno origine negli Stati Uniti, che vogliono invadere culturalmente tutto il mondo. E quindi i credenti poi assumono posture quando si evangelizzano favorevoli alla postura degli Stati Uniti. Quindi che sarà di questo Papa e che sarà della Chiesa Cattolica se riescono a scacciarlo? Continueranno ad essere impuniti casi di pedofilia, di corruzione, di simonismo, di vendita di cariche, di titoli di funzioni nel Vaticano? C'è stato scandalo in questi giorni per il denaro che gente della curia ha speso per rifrazioni di appartamenti, di attici. Uno si è giustificato dicendo: ma non vivo solo, ci sono anche due o tre monache orsoline. Vabbè, ma allora devi spendere quanti milioni di euro per rifare un attico, perché ci sono anche delle suore. Le stai tenendo in ostaggio per rifarti la casa? E quindi non so se si dimetterà, perché è da più di un anno che dicono che Papa Francesco, Bergoglio, sia stanco e si voglia dimettere. Lui lo smentisce, ma intanto gente interna del Vaticano continua a dirlo. Poi si sono rubati dei documenti, come anche si sono rubati dei documenti sotto il governo di Papa Benedetto XVI. Hanno rubato i documenti a Ratzinger e continuano a rubare i documenti a Bergoglio. Quindi ci sono delle talpe, ci sono dei corvi, ci sono non so, c'è tutta una selva di animali e soprattutto ci sono delle spie, dei giochi interni politici che sono oscuri. Si rubano, si spiano realmente. Che sarà del destino della Chiesa Cattolica se vincono i più ortodossi, i più retrogradi? Magari riusciranno dopo 2000 anni a far fallire il Vaticano? Oppure se vincono i riformisti si sfascella il Vaticano? Non vi scordiate che il governo temporale della Chiesa Cattolica si basa soprattutto sul senso di colpa, da qui l'importanza del peccato capitale, e sul potere confessionale degli individui, cioè devi confessare i tuoi peccati non per redimerti, ma perché loro sappiano come governarti e come controllarti, i tuoi punti deboli, le tue debolezze. Quindi è per questo che i preti e i sacerdoti e i prelati i cardinali che denunciavano di essere pedofili non erano né denunciati né rimossi a volte, ma a volte li rimuovevano e li mandavano in altre diocesi. Li continuavano a usare come sacerdoti invece di denunciarli alla polizia e farli arrestare, perché erano dei soggetti che, avendo delle colpe e dei peccati, erano facilmente controllabili dai superiori. Loro si confessavano, magari continuavano ad abusare e allo stesso tempo erano controllabili. Quindi, riassumendo, riuscirà Bergoglio a mettere ordine e a fare giustizia dei pedofili e dei ladri che contiene la Chiesa Cattolica, dei satanisti e dei massoni che devirtualizzano il ruolo della Chiesa Cattolica? Oppure no, sarà cacciato, sarà costretto a ritirarsi e avremo in un'altra località un altro papa pensionato e indagato, magari per quello si dovrà ritirare. Non si sa. Però come hanno spiato Papa Benedetto XVI, che voleva le riforme nella curia romana e nello IOR, adesso stanno spiando Papa Francesco Bergoglio.
Quindi, come dire, sono troppe coincidenze. Ci sono degli scontri politici all'interno del Vaticano. Io da giorni che ho questa tosse seca, anzi da mesi. Però voglio fa fare lo stesso questo video. Dicevo, assisteremo a delle belle. Forse dopo questo altro papa, questo terzo papa nella storia dei papi che ha voluto essere riformista, vendrà un papa che come Wojtyla, come Giovanni Paolo II, sarà restauratore. Per quello che Giovanni Paolo II si chiamò così, cioè che Wojtyla si chiamò Giovanni Paolo II, perché volle correggere quello che ha fatto il precedente. Giovanni Paolo I, far sembrare che c'era continuità, invece non c'è stata continuità. C'è stata proprio una discontinuità, una soluzione di continuità, perché ha fatto tutto il contrario e in un'altra direzione di quella che ha fatto Giovanni Paolo I. Invece di voler epurare la curia romana degli eccessi, ha commesso degli eccessi mantenendo Marcinkus e finanziando campagne politiche. Come Papa Francesco al secolo Bergoglio riuscirà a riformare la curia romana senza farsi scacciare, è duro da dirsi, perché veramente io non vedo che ci possa riuscire con tutta facilità. Probabilmente lo licenzieranno prima, lo faranno ritirare o eventualmente gli faranno fare la fine di Papa Pacelli. Beh, questo è tutto. La mia esternazione finisce qui, anche perché la resistenza del mio braccio a reggere il cellulare già è scemata. E quindi grazie per seguirmi e mi raccomando, guardate tutti i miei video se vi sono piaciuti questo e gli altri che ho fatto ultimamente. Guardateli tutti e condivideteli con i vostri amici, familiari, parenti e fate clic nei banner pubblicitari. Io vi lascio, il vostro Sant'Enchan vi lascia. Questo è un altro video che ho fatto sui papi, sul Vaticano. Ne ho fatti altri, non ricordo quanti, ma li troverete qua in questo retail, in questo spazio, dei video suggeriti. Beh, vi lascio, grazie di seguirmi. È mezzogiorno e mezzo e adesso andrò a mangiare fra poco. Poi c'è un programma in televisione che è già iniziato da 10 minuti, è sull'attualità, quindi non me lo fate perdere. Ciao.